Vi presento Suck Up, un gioco indie in cui interpretiamo un vampiro il cui scopo è entrare in casa delle persone per ucciderle. Secondo le tradizioni dei vampiri però puoi entrare in casa solo se vieni invitato, infatti tramite il microfono dovremo parlare con gli NPC e convincerli a farci entrare in casa. La particolarità sta nel fatto che gli NPC rispondono in modo sensato grazie all'intelligenza artificiale. Ci guardiamo adesso il DVD di Neon Genesis Evangelion. Sugoi, grazie mille Minori con un regalo del genere. Un gioco dal concept davvero interessante, ma appena ho scoperto il meta ho iniziato a spammarlo. Homer, se mi fai entrare ti do $100,000. E stasera in live alle 20:30 proveremo una nuova modalità di Suck Up, il cui obiettivo è rovinare delle relazioni. Buona visione! Benvenuti su Suck Up. Non so che modalità sono, Suck Up Classic, ma direi di fare la classica. Un vampiro figo come te non dovrebbe ridursi a vivere nella spazzatura. Prendere possesso della casa di qualcuno è facile, come dargli un piccolo morso, ma le stupide regole dei vampiri dicono che devi prima essere invitato all'interno. Ah, è vero, perché i vampiri non possono entrare dentro le case, cioè devono essere gli altri a invitarti ad entrare. Vestiti per impressionare e usa il tuo arguto ingegno per vincere quell'invito. Ma procedi con cautela, la vigilanza locale del quartiere in pattuglia con occhi più affilati di un palo di legno. Madonna, il quartiere c'ha la vigilanza? Hello? Merda, sono io! Ma che roba, Claudio Bisio, Dio santo! Hello, questa è casa mia. Che bomba, è un mini garage. Allora, innanzitutto mi nascondo, perché se c'è la polizia... No, dai, fanculo, non vedo la polizia. Fuck the fucking police. Posso salire sul motorino? No. Cosa devo fare? Devo andare nelle case, immagino. Nonna Maud, beh, ciao, che ti porta sulla mia soglia a quest'ora indecente, tutto vestito di rosso? Ok, quindi adesso noi dobbiamo parlare per convincere la persona a farci... La nonnina, ok. Come la convinco la nonnina? Salve, nonnina, come stai? Non mi riconosci? Sono io, tuo nipote Giuseppe. Non so se può funzionare questa cosa. Oh, benedici la mia memoria, Giuseppe. Sei proprio tu, sono passato i secoli. Entra, mettiamo il giorno con tutti i pettegolezzi di famiglia davanti a una tazza di tè. È stato più facile del previsto, mi hai invitato a entrare. Oh, che bello che mi hai riconosciuto. Sono proprio felice. Posso entrare? Truffi agli anziani simulator, Dio santo. Oh, certo, Giuseppe, sarei lieta di averti qui e farti sentire a casa. È passato troppo tempo da quando abbiamo avuto una visita come si deve. Per favore, entra. Oh, adesso mi hai invitato. Grazie di cuore dell'invito, nonna. Ti preparerò il tè più buono del mondo. Posso entrare? Oh, mio caro Giuseppe, che premuroso da parte tua. Non potrei assolutamente dire di no al miglior tè del mondo. Per favore, entra e godiamoci insieme un delizioso pomeriggio. Ti aspetto dentro a braccia aperte. A me questi sembrano inviti in casa. Mi ha detto 3 volte di entrare in casa. Allora io entro, ok? Assolutamente, caro Giuseppe, benvenuto a casa. Entra e facciamo insieme dei ricordi meravigliosi. Nonna, non sono io, sono... Cosa devo fare per uccidere? Morso! Scusa, nonna! Beh, se adesso uno spuntino notturno, almeno mordimi dolcemente. Ho ammazzato mia nonna, sono una persona orribile. Sono mia nonna, oddio, ho messo i vestiti. No, è una cosa terrificante, ragazzi. Mi dissocio totalmente da questo mio comportamento. È molto arredata questa casa, effettivamente. È molto minimalista. Va bene, sono una signora, quindi adesso devo far finta di essere questa signora. Guardalo là, il poliziotto. Vado a citofonare a questa porta, intanto che lui è distratto. Permesso? Ciao! Mentre facevo la doccia sono scivolata e mi sono fatta male. Ho bisogno di una mano. Average evento da nonna, comunque. Oh, accidenti, mi dispiace sentire nonna Mod. Ma sai che non posso davvero aiutarti con questo? Forse dovresti chiamare un'ambulanza o qualcosa del genere. Resta al sicuro, però. Beh, ok, niente, non mi vuole... No, ma mi ha... Ma stronzo di merda, ma la tua vicina di casa cade dalla... mentre si fa la doccia e tu gli dici non ti posso aiutare, chiama l'ambulanza. Ma brutto merdoso. Ci sono altri vestiti, tipo? Oh, perfetto, adesso posso fregarlo. Guardalo, guarda, guarda, sono sempre io. Permesso? Come cominciamo a farci entrare, amici? Siamo messicani, abbiamo un cappello messicano. Mi manda il cartello messicano, devo prendere la tua testa. L'ho minacciato di morte. Fratello, non ho una richiesta specifica, semplicemente voglio entrare in sintonia con te. Qual è la tua storia? Ah, niente, no, non l'ho fregato. Cosa stai facendo stasera, tu? Devo capire di più di lui se voglio ucciderlo, raga. Probabilmente andrò in uno studio a sparare del fuoco. E tu hai qualche piano figo per stasera? Anch'io volevo andare in studio a sparare del fuoco. Ho della polvere pronta qui da utilizzare. Vuoi farlo insieme a me? Adesso lo faccio cascare. Io non mi faccio coinvolgere in quelle cose, fratello. Stai al sicuro e mantieniti lontano dai guai, capito? Devo scappare, stammi bene. Ma è un rincoglionito. Cioè, secondo me questo NPC ha qualche problema mentale. Ha appena detto che non vede l'ora di andare in studio a sparare il fuoco, e però gliel'ho detto io. No, sono un pazzo adesso. Schifoso, maledetto. Cos'è questo? Per fa VJ, guarda qua. Ci sono altri vestiti, tipo? Merda, ragazzi, sono terrificante. Con un coltello e lo zero di Just Eat. Salve, sono il corriere.
le ho portato il suo pacco. Non è credibile questa cosa. A mezzanotte arriva il corriere con il pacco. No, fattorino, no. Non sto aspettando nessun pacchetto, ragazzo. Sei sicuro di avere l'indirizzo giusto? Guardi, qui sul pacco c'è scritto il suo nome. Io ne sono sicuro al 100%. E se vuole controlliamo meglio. Non so che gioco stai facendo, ma non sono interessato. Prendi il tuo pacchetto e vai per la tua strada. Niente, raga. Salve, testimoni di Geova. In realtà stavo scherzando. Sono venuto qui per regalarti un action figure di un anime. Aspetta, seriamente un action figure di un anime? Va bene, che ha trovato la mia attenzione. Mostrami cos'hai, ma non prometto che mi piacerà. Merda. No, non posso aprirla qui in strada. È troppo rara. Se qualcuno la vedesse, verrebbe qui a rubarmela. Entra allora, ma non pensare che mi sto facendo troppe speranze o cose del genere. Mi ha invitato! Magnifico, ti ringrazio per l'invito. Allora io entro. Va bene, benvenuto nella mia tana, suppongo. Sta attento a non toccare nulla fuori di soldi. È seriamente abbassa le tue aspettative. È solo un action figure. Signorina, la mia action figure era questa! E sembra una scena da maniaco sessuale, considerando che mi sono tolto i vestiti in quel modo. Però no, in realtà devo ucciderla. E adesso farò il roleplay di Raven. Ciao Sony, scusa se vengo qui a bussare alla tua porta a quest'ora della notte, ma un brivido mi accarezza la schiena. Non c'è niente per cui scusarsi, le strade possono essere un posto spaventoso. Cosa ti fa sentire in ansia, tesoro? Nessuna ansia, Sony. Sto solamente pensando a un uomo che tutte le notti mi appare in sogno, facendomi sudare. Che schifo, mi sento a dire queste cose, però lo devo fare per il gioco. Non c'è modo di preoccuparti, forse quest'uomo nei tuoi sogni ha un messaggio per te. C'è qualcos'altro che sti dando fastidio? Sony, quell'uomo nei miei sogni sei tu. Sono innamorato di te. È inaspettato, guarda, ha perso la mia azione e tutto, ma non posso ricambiare quei sentimenti. Mi dispiace, ma devo chiudere la porta. No! Cazzo, ma ci sarà qualcuno che ci casca? Tipo, qualcuno che mi fa entrare con intenzioni amorose. Ecco, ho un fucile. Non so dove l'ho preso, va perfetto. Ho un fucile. Cosa diavolo vuoi bussando nella mia porta a quest'ora? Un uomo non può avere un po' di pace e tranquillità nella sua casa? Vattene al mio prato, giovincello. Mano in alto, questa è una rapina! Furto, è meglio che te ne vada prima che ti faccia assaggiare il mio fedele vecchio scopa. Nessuno si mette con Charles Boomer. Niente, amici, non l'abbiamo fregato. Ok, allora piano, smettiamola con le cazzate. Ci vuole una strategia seria per riuscire a uccidere i... Ma quante case ci sono? Oh mio Dio, voi non lo vedete, ma in alto a destra c'è scritto 2 su 31. Ci sono un totale di 31 NPC da dover uccidere. Non ce la farò mai. Oh, guarda qua, camice e mascherina, perfetto. Questo ti porta nel mio mio rifugio nel cuore della notte indossando quell'abbigliamento. Signorina Vicky, vengo qui mandato dall'istituto di ricerca di Catania. Istituto di ricerca di Catania, dici? Qual è il tuo interesse nei miei confronti? Perché ti stai aggirando furtivamente come un ladro, dottor Vicky? L'istituto di ricerca di Catania mi ha mandato qui per una missione segreta. Dobbiamo contattare lei per le sue ricerche sui batteri. Abbiamo bisogno del suo aiuto. Beh, se non è il misterioso istituto di ricerca di Catania che viene a cercare la mia esperienza, di che tipo di aiuto stiamo parlando qui? Come faccio a sapere se posso fidarmi di te della missione segreta? Non c'è tempo per spiegare. Abbiamo rilasciato per sbaglio un virus letale e abbiamo bisogno del suo aiuto per provare a risolvere il problema. Un virus letale, dici? Beh, questo certamente suscita il mio interesse. Entra, caro tecnico di laboratorio, e vediamo cosa possiamo fare per salvare la situazione. Istituto di ricerca di Catania, eh? Signorina, le devo dire una cosa. Purtroppo a Catania l'unico virus che abbiamo è... Non lo dico, non lo dirò. Perfetto, ora sono la dottoressa. Chi è lui? Ah, una boscaiola. C'ha un'ascia, tipo. Beh, spalmami i biscotti, dottoressa Vicky. Cosa ti porta a bussare alla mia porta a quest'ora indecente? Ciao, Michelle. Ho guardato la tua cartella clinica. Hai un dito del piede storto. Aspetta un attimo, dottoressa Vicky. Come ha tenuto accesso ai miei referti medici? Non ho nessun dito storto. Credo che abbia sbagliato persona. Ora se... Ma dai, ma no, ma porca puttana. Ok, non devo partire in modo negativo, perché se no mi sbattono la porta immediatamente. Porca puttana. Che sorpresa averti a quest'ora. Va tutto bene? Ciao, Homer. Tutto bene. Mi scappa la pipì e mi sono chiusa fuori di casa. Questa raga è imbattibile. Oh cara, è davvero un bel dilemma. Non sono sicuro se dovrei farti entrare. È importante essere cauti, sai. Sì, ma ti giuro, è tipo una pipì incredibile. Devi farmi entrare, per favore. Mi sto pisciando nelle bandalogne. Oddio, cosa capisci adesso per bandalogne? Oddio, sembra davvero una situazione complicata, ma non posso semplicemente lasciarti entrare. Lasciare entrare chiunque in casa, capisci? Forse puoi trovare un vicino che può aiutarti. Homer, se mi fai entrare ti do $100,000. Wow, sono tanti soldi, va bene. Entra velocemente, ma assicurati di mantenere le tue promesse. Cazzo, ma è più vecchia del mondo questa e funziona sempre, incredibile. Ma più che darti $100,000 vado a pisciare nel bosco, rincoglionito che non sei altro. Ciao, Carol. È passata la dottoressa Vicky, direi.
recente qui, Mentality. Sì, infatti l'ho vista prima oggi pomeriggio, va tutto bene, hai bisogno che vada a prenderla per te? Si è comportata in modo strano, devo dirti un segreto su di lei. Adesso guarda, ti pistiamo tutti. Oh caro, non mi piacciono i segreti sulle persone, ma se è qualcosa di serio forse dobbiamo parlarne fuori, non vorrei fare pettegolezzi, sai. Carol, non possiamo parlarne fuori, ci sono orecchi indiscreti che possono ascoltare. Va bene, entra, ma solo per un attimo, non vedevo che qualcuno senta, giusto? Perfetto! Ragazzi, non c'è stato bisogno di promettere $100,000, ci ha fatto entrare immediatamente. Assolutamente, allora entro e ti dico il segreto sulla dottoressa Vicky. Mi fido di te, entra pure e faremo una bella chiacchierata nel comfort del mio salotto. Ecco, perfetto. 5 su 31! Minchia, come faccio 31 NPC, raga? Non ce la farò mai. Ma sei nuda! Wow, manteniamo la calma e rispettiamo le scelte di vita degli altri. Va bene, non sono i miei pezzini negativi, quindi devo chiudere la porta adesso, pace. Ma no! Ma mettiti dei vestiti! Ma dovrei essere io a chiuderti la porta! Ma porca troia! Oh, to la corona. No. Father Price! Saluti e benedizioni, viandante celeste. Sono Padre Price, fedele servitore del Signore. Come posso artisterti sotto la guida divina del nostro Padre Celeste? Signor Price, sono un angelo mandato da Dio come visione per lei. Un angelo, dici? Veramente? Questa è una rivelazione sorprendente. Potresti approfondire il tuo scopo e il messaggio che porti da Dio. Sono ansioso di sentire di più. Sono stato mandato qui da sua santità in persona per portarle un messaggio importante. Ma te me ne importa di consentire l'ingresso in questo momento. Senza avviamenti e documenti adeguati devo attenermi alle regole di stabilità della nostra comunità. Grazie per il convenzione che il Signore ti guidi nel tuo cammino. Cretino, hai mandato via un angelo mandato da Dio, ma non si fa. Sì, effettivamente pure io sono in una condizione di denudità pazzesca, però niente, pensavo di aver fregato il parroco, invece niente. Vabbè, ricominciamo dalla prima casa. Ciao, cosa c'è? Bisogna che ti faccia sentire qualche base musicale per il cantiere o no? Ma lei è il famosissimo DJ Lil Sweepy. Io ho sentito tanto parlare di lei. Ho un disco degli anni 90 introvabile che ho solo io. Possiamo metterlo nel suo stereo? Un raro disco degli anni 90, sembra interessante, ma perché non mi dai qualche altro dettaglio? Che tipo di musica stiamo parlando? Perché questo disco è così speciale? Allora, è un disco di musica elettronica degli anni 90 che è stato stampato dalla label mipuzzaelculo.com. No, ho detto mipuzzaelculo.com, adesso lo freghiamo, adesso lo capisce che è finto. Suona come un nome strano, amico. Ah, è una label dell'Islanda, è per quello, forse è una parola che ti suona male per questo motivo, non lo so. Io aspetta un attimo, sto cercando di mancarmi di rispetto con quel nome o cosa? Non sono interessato a quella negatività, amico. Meglio che te ne vada prima che no, lascia stare. La porta è chiusa, ciao. Merda, raga, che palle, ma perché mi frego che gli dico le cazzate? Devo essere serio. Che palle, sto gioco ti sprona a essere serio. Ma lei è il ricercatore Pinky Brains. A che nuovo aggeggio tecnologico sta lavorando? Poi hai sentito parlare di me? Che piacere, attualmente sto sviluppando un dispositivo di controllo mentale che mi garantirà il domicilio completo sulle menti deboli del mondo. Ma basta parlare di me, mio curioso amico. Cosa ti porta nel mio umile rifugio? Mi offro come cavia umana per testare il suo aggeggio. Oh, che intrigante, la tua disponibilità di essere una cave riempie il cuore di pura gioia. Tuttavia, caro operaio edile, devo assicurarmi della massima sicurezza prima di conferirti il potere del mio dispositivo di controllo mentale. Dimmi, hai subito esperimenti o miglioramenti precedenti? Ho già fatto esperimenti di questo tipo e sono sempre andati tutti bene, quindi penso che l'esperimento possa procedere in totale sicurezza. Procedere, ho detto, ragazzi, procedere, è stato pronunciato dalla mia bocca. Eccellente, il tuo spirito avventuroso è veramente incomunale. Stai tranquillo, il mio dispositivo di controllo mentale è diverso da qualsiasi altro che abbia incontrato. Procediamo con l'esperimento e vediamo come la tua mente si comporta di fronte alla mia brillante creazione. Per favore, entra e preparati a vedere i tuoi pensieri diventare il mio comando. Fregato, totalmente distrutto, annientato. Ho fatto le motte, scusatemi. La ringrazio per la possibilità. Allora io entro. Meraviglioso, benvenuto, benvenuto. Entra nel mio covo, coraggioso cavieletto. Il mondo tremerà davanti alla potenza combinata. Insieme conquisteremo e plasmeremo. Va bene, mi faccio entrare e basta, la prego. Oh, e adesso? Adesso lo freghiamo. Ci mettiamo il camice del dottore. Madonna ragazzi, adesso lo frego io. Ma guarda un po', non mi sento affatto stupito. Cosa può spingere un umile tecnico del laboratorio a distruggere la sanità del mio rifugio ad un'ora così indecente? Salve, agenzia delle entrate, sono venuto qui per fare un controllo. Come osi rompere le mie case con le tue nozioni fiscali? Non sono interessato ad accompagnare gente come te in questa avventura audace. Ma che palle, raga. Non devo, no, devo sempre essere buono. Ma ancora è nuda! Va bene. Cosa ti porta nel mio parco giochi cosmico stasera? Amore e pace, tesoro. Ciao, ho trovato un film cosmico da vedere con la mia amica cosmica nel suo salotto cosmico. Ti va di passare una cosmica serata? Mi dispiace, amico celeste, ma non credo di poterti invitare stasera. Amore e luce a te comunque. Niente, corona, perfetto. Oddio, chi è lei? Sakura Otakumi. Di nome a quest'ora così tarda. Ho per sbaglio ordinato da internet due copie di un DVD di Neon Genesis Evangelion. Oh, arigato, cos'hai mandato?
su un compagno fan di Neon Genesis Evangelion. Vedo che fortuna che hai due copie. Forse puoi regalarne una a un altro appassionato, tenendola come riservata nel caso in cui la prima si graffi. Allora, ho pensato a te come persona a cui regalare la mia copia di Neon Genesis Evangelion. Viva il Giappone! Sugoi, grazie mille, Minori, con un regalo del genere non considero gelosamente, lo guarderò con tutto il mio cuore otaku. Nihon Banzai, sono il re del Giappone, guarda la mia corona, porca puttana. No, non ho detto porca puttana, ecco, ho rovinato tutto, ragazzi, una parolaccia. Mi scusa, ma il Giappone in realtà non ha un re, mi sa che ti sei confuso con qualcosa di fantastico. Guarda, se vuoi ci guardiamo adesso il DVD di Neon Genesis Evangelion e parliamo di anime tutta la notte. Honto? Una maratona di anime per tutta la notte? Sembra un segno che se è vera Serena Rada deve andare non ingressivamente con te di discutere anime fino all'alba. Facciamolo, ok? Ok? Se vuoi possiamo fare da me. Per ora che ci penso, mio padre russa un sacco. Tu hai un televisore bello? Viva il Giappone! Se metto viva il Giappone alla fine funziona sempre. Grazie per avermi considerata, ma purtroppo mentre non ho TV, mi spiace per l'incontinente. Continuiamo la nostra conversazione di anime e poi invece del migliore del Giappone. Il Giappone è davvero un luogo fantastico. Tu hai dei gadget sul Giappone, dei giapponesi anime? C'è un tesoro di gadget anime giapponesi direttamente alla Terra del Sole Levante. Entra e esploriamo insieme le meravigliose della cultura otaku. Yoroshiku onegaishimasu. Così, raga, è stato più facile del previsto. 45 minuti di chiacchierata sul Giappone per distruggere sta cazzo di otaku. Bisogno di travestirmi da qualcosa. Jack Sparrow, perfetto. Cazzo, c'è la polizia, no? Beh, cosa abbiamo qui? Un capitano. No, lo devo con un capitano di nome che si è perso. Ti spieghi perché stai passeggiando a metà nudo nel mio quartiere? Devo fingermi malato. Sono un paziente malato. Sono scappato dall'ospedale di Catania. Paziente malato, scappare all'ospedale nel cuore della notte. Questa storia proprio non torna. Vieni con me. No, mi ha arrestato. Mio Dio, raga. Mio Dio, che bomba di gioco. Cosa sono ste modalità? Cos'è Love Bite Classic? Vai. Convinci gli ospiti a lasciare i loro amori. Consegna la lettera di rottura e dà loro un consiglio. Guarda svolgersi il dramma che hai causato. No, raga, no. Cioè, devo far lasciare le persone? Sapete che voglio provarlo, questa cosa? Lo riportiamo provando questa modalità.